Consigliere Carmine Sgambati, oggi un primo incontro con i sindaci per discutere un protocollo d'intesa molto importante per la sicurezza e per il controllo del territorio. Sì, ormai i reati ambientali, nonostante la forza messa in campo dalla Polizia Metropolitana e tutti i successi avuti fino ad oggi, abbiamo pensato che c'è bisogno di un incremento di personale per sempre più forti azioni sul territorio. Quindi stiamo studiando questa delibera per dotare il corpo della Polizia Metropolitana di altri 100 poliziotti metropolitani che saranno assunti dalla città metropolitana per un contratto di 24 mesi. Ecco, quali saranno i comuni coinvolti e in che modo si procederà e se ci sono dei tempi? Certo, i comuni coinvolti in primis sarà il comune di Napoli, i comuni di Nola, Giugliano, Torre Annunziata, cioè i comuni con una logica, perché lì insistono le varie procure della Repubblica, ma poi la convenzione sarà estesa a tutti i comuni della città metropolitana, quindi a tutti i 92 comuni, a tutti i comuni che vorranno partecipare. Una bella cosa per il territorio, una bella cosa per la polizia, una bella cosa per l'ambiente, una bella cosa per il lavoro. Concretamente noi faremo delle assunzioni, quindi? Concretamente faremo delle assunzioni. Nel piano strategico della città metropolitana abbiamo postato una somma per assumere nuovi 100 poliziotti metropolitani. La delibera è ancora all'attenzione del sindaco, ma credo che sarà firmata al più presto possibile.